Ok, siamo tornati in realtà con una faccia conosciuta. Ti aspettavamo da un po', aspettavamo il tuo ritorno e ti abbiamo placcato qui a sorpresa. Esatto, esatto. Il nostro Felchio torna a calcare la scena delle live di Sedino Diserto. Nel frattempo si sono conclusi i talk. Stiamo aspettando le premiazioni dei Forensic Games, ci sono sul palco i relatori per il momento Question and Answers. Ovviamente chi vuole, vi ricordo, potete seguire questo momento dalla live YouTube di Akimbo. Nel frattempo però siamo riusciti a placcare, come dire, avete recuperato. Abbiamo recuperato e non solo, perché adesso passerò lo scettro, esatto, per esatto. La fase finale della live. Adesso se ne va un Francesco e arriva un altro Francesco. In realtà noi siamo una mente a sciame. Come vai? Per risparmiare tempo è da Francesco a Francesco. Esatto, così non cambiamo neanche il nome. Noi in realtà siamo una grande mente a sciame. Esatto. Che voi non lo sapete, ma noi Franceschi conquisteremo il mondo. Detto questo, Francesco, intanto ben trovato, ben ritrovato. Grazie. Ti aspettiamo ovviamente di nuovo live. Speriamo, perché adesso hanno aggiornato la Security Plus, è uscita la 701, quindi sto rimodulando leggermente il corso, sincronizzandolo con la nuova versione della Security Plus, e spero presto di tornare live. Magari la prima entro la fine dell'anno. Guarda, non c'è problema, perché la prima sarà questa. Abbiamo detto che la live della Security Plus, ovviamente, ufficialmente lo scettro di questa live, quindi anche tu sarai un presentatore professionista con la cartellina di Security Set. Esatto. Quindi io ti saluto, ti lascio la parola, Francesco, ovviamente faremo anche il cambio ufficiale di sedia. Prenderò il trono. Esatto, prenderai il trono dell'intervistatore. E ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in questi due giorni veramente di fuoco. Ci rivediamo presto al prossimo evento live. Francesco, bocca al lupo per la conclusione di Akimbo. Te lo sei goduto sicuramente più di me. Tantissimo. Sono stato quasi sempre qua. Non fa niente, non diciamolo perché non ti hanno visto, quindi va bene così. Io chiederei alla regia di rimandarci un secondo tempo di switchare. Facciamo una magia. Continuerete a sentirci? No, andiamo. E facciamo un'altra magia. Così vi saluto definitivamente cedendo. Allora, Francesco, ora ti intervistiamo. Aspetta, faccio andare con la collega. Sono andato da intervistatore a intervistato, incredibile, le magie della diretta. Di nuovo, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti gli amici di Security Set. Buona Akimbo! Siamo tornati in diretta, io sono l'altro Francesco, abbiamo qui Davide Baraldi, CEO di Crypto. Crypto scritto CR1PT0. Ciao Davide. Buongiorno a tutti, grazie. Benvenuto. Grazie di questa intervista. E allora, intanto, se ci vuoi parlare un po' di te, di quello che fai, di cosa fa la tua azienda, di chi sei. Allora, io sono, come tu hai detto, Davide Baraldi, CEO di Crypto, mi occupo di cyber security. Ho un background militare, di polizia militare, una volta congedato ho fondato la mia azienda di cyber security, dove come peculiarità diciamo che il 50% dei miei clienti sono bitcoiner o comunque crypto investitori, e quindi mi sono specializzato in cyber security per tutelare chi investe in bitcoin ma anche chi investe in criptovalute. Quindi i tuoi clienti, diciamo, sono investitori di bitcoin? Sì, generalmente sì, ma anche per la mia filosofia personale, bitcoin e bitcoin, ecco. Però c'è anche chi investe in criptovalute varie, DeFi, e per non essere scammato si appoggia a me o viene da me quando ormai è stato scammato. Okay, tu sei una presenza frequente alla Akimbo? Sì, a Akimbo lo frequento dal 2015-2016. Nelle ultime due edizioni ho avuto modo di fare una challenge che è un misto tra un CTF e un bug bounty per testare i miei sistemi di sicurezza, sia con aziendale sia di protezione di Bitcoin. Okay. Su wallet open source. Ok, parliamo di questa CTF che si tiene nella Akimbo Summer Edition, quindi non c'è stato in questa serie, c'è stato a giugno quando c'è stato la Akimbo Summer Edition, appunto. CTF che va avanti da 2 anni, ancora ad oggi inviolata, e la cosa bella di questa CTF è che effettivamente si vince anche un premio sostanzioso. Sì, nei primi 2 anni ho inserito 500 euro in Bitcoin. E quindi ho messo queste macchine, che sono quelle poi effettive che vanno ai miei clienti, a farle bucare i migliori hacker d'Italia che passano da Akimbo, e al momento non l'hanno ancora violata. Adesso abbiamo
un'edizione in programma nella prossima edizione estiva che si terrà a giugno, alzeremo la posta e stiamo cercando di portare anche il MOCA, che è l'Italia Hacker Camp, che si svolgerà sempre nel 2024, in modo che io riesco a testare i miei sistemi difensivi open source, ovviamente i Wallet, e gli hacker migliori d'Italia si sfidano, e chi riesce a duelare giustamente ha un compenso economico in Bitcoin, ovviamente. Certo, di quanto parliamo lo possiamo dire? Stiamo calcolando, ma saremo nell'ordine di svariati K dal prossimo anno, quindi non più 500 euro, ma alzeremo anche di 1 euro probabilmente la posta, quindi invitiamo tutti gli hacker, red team, smanettoni, curiosi a venire a cimentarsi, esatto, in questa impresa. Per... Quindi penetration tester, segnatevi le date di giugno 2024 per la Kimbo Summer Edition, dove ci sarà la consueta ormai CTF da parte di Davide, e settembre per il MOCA, che dal 2016 che non si faceva più e ritorna, adesso mi sfugge la regione, non voglio fare una gaffa quindi non la dico, e dove ci sarà sempre Davide con un'altra, con la stessa CTF, magari diversa, di organizzarla in Abruzzo, dovrebbe essere in Abruzzo, l'ha detto lui, io quindi non mi prendo la responsabilità. Però ecco, segnatevi la data, perché sicuramente una CTF dove c'è un premio in denaro, in Bitcoin in realtà, e questi Bitcoin, chi vince il premio? Tu come consigli di tenerli? Io ad esempio non ho Bitcoin, ma ho Ethereum e li tengo su un'app che si chiama Mew Wallet, My Ether Wallet. Sinceramente, nella mia totale ignoranza, non so se è un'app sicura o non è sicura. Tu, questi Bitcoin che magari un potenziale vincitore potrebbe accaparrarsi, come consiglieresti di tenerli al sicuro? Allora, ci sono vari modi e varie filosofie. Tendenzialmente, se gli importi sono bassi, ecco, ci si può affidare anche degli hardware wallet, o anche a dot wallet, cioè senza hardware wallet, sono dei wallet sempre attivi, ecco, chiamiamoli così, però consiglio quantomeno antivirus, firewall sulle macchine, perché la maggior parte degli utenti basici operano purtroppo per una questione di cyber security su sistemi Microsoft che sono molto insicuri. L'hardware wallet prezzo, rapporto, qualità, sicurezza è buono, ma se si parla di cifre importanti io li sconsiglio, perché sono una vulnerabilità nella catena di custodia, e proprio per questo abbiamo creato questi prodotti solo open source per chi ha importi importanti da tutelare. Quindi ci sono, come posso dire, vari livelli in base all'entità del valore da proteggere. Ecco, tendenzialmente consiglio sempre software open source, quindi niente wallet a codice chiuso, anche se molto marchettati, sponsorizzati. Dopo comunque possiamo anche fornire delle soluzioni gratuite, però il consiglio è software open source. Se non volete venire da me perché sono antipatico, cercate hacker bravi che utilizzano solo software open e che vi possono aiutare a tutelare i vostri utenti. Ok, chiaro, quindi tendenzialmente dovremmo evitare le app commerciali perché sono comunque closed, e quindi non si sa le nostre chiavi private in mano a chi vanno a finire. Come dicevi tu giustamente, la chain of custody è totalmente anonima, praticamente non sappiamo nulla di chi detiene i nostri dati. Software open source, però ovviamente protetti. Sì, quello che consiglio sono innanzitutto investire sulla propria formazione. Se avete cifre importanti, formatevi su come usare i computer, quali usare, fate corsi di formazione su software open source come Linux o BSD, utilizzate solo wallet open source, che ce ne sono svariati, quindi non lasciatevi fuorviare dal marketing, dai checks o... Qualche nome, così gli smanettoni allora, già iniziano Bitcoin, a parlare. Allora, posso consigliare sicuramente Electrum, poi ci sono anche voi. Come si chiama, scusa? Electrum. È uno dei più famosi del panorama Bitcoin, ce ne sono anche altri che possono fare anche dei conjoin, che al momento non consiglio. Se sei un utente basico, Electrum, impara a verificare le firme, gli hash, in modo da sapere che stai scaricando un software legge, ecco. E poi, come dicevo, imparare Linux, utilizzare delle policy importanti quando si naviga, quindi browser sicuri, sempre open source, sistemi di blocco degli script, piuttosto che di altre vulnerabilità, se vai anche in DeFi o quant'altro, ci sono una serie di metodi che ti possono aiutare a tutelare. Usare VPN, ad esempio, tutto, anche Tor, che fa passare transazioni su Tor anche per non spendere il tuo indirizzo più, perché non tutti lo sanno, ma quando vai a interagire con i protocolli, con le blockchain, passa tutto con TCP, UDP, quindi è una cosa un po' tecnica,
protocolli di denuncia. Certo, certo. Quindi diciamo che, come si è sempre sostenuto, tra virgolette, la criptovaluta è vero che è anonima, però certo, se dopo tu trasmetti i dati dal tuo indirizzo IP, l'anonimicità si perde. Bisogna stare attenti, la blockchain poi è pubblica e può essere fatta anche una chain analysis, però andando a nascondere il proprio indirizzo IP e non spenderli in modi banali, ecco, ci può avere un alto livello di anonimicità. Certo, anche qui ritorniamo sul discorso che adesso è sulla un pochino da questo delle cripto, di cercare di non utilizzare le VPN gratuite, perché quando il prodotto è gratuito il prodotto sei tu. Anche lì magari, quindi adesso non voglio andare troppo off topic. No, però bravissimo, la tua formazione da tuo team emerge anche certo. In questo caso, ottimo consiglio. Dovremmo fare una live che dura 2 giorni per parlare profondamente, sì, esatto, di tutte le sfaccettature. Però ecco, cerchiamo di avvicinare le persone a questo mondo in modo consapevole e sicuro. Ok, invece andando invece un pochino off topic, tu sei venuto oggi, c'è qualche conferenza che ti ha particolarmente interessato e seguito? Come speech sì, c'era gli speech sull'evasione degli antivirus, l'IDR e l'IPP, quindi sul caricamento di software malevolo, lato DLL, side channel, quindi tecniche molto avanzate che a me interessano molto, perché in questo modo sia si proteggono le aziende ma anche i privati, anche perché gli attacchi ai bridge cripto piuttosto che al mondo cripto in generale sono aumentati, sono molto redditizi, con poco sforzo riescono a portare via milionati di controvalore in cripto, come la storia ci insegna dei vari bridge hackerati solo nel 2023. Certo, no, questo è importante, sapere che comunque le criptovalute non sono totalmente sicure, anche quelle non sono a prova di hacker, come appunto diceva Davide. Se si swap, se si usano siti o comunque da esperti che hanno una sicurezza fino a un certo punto, perché spesso i dev si preoccupano di far sì che sia funzionale e l'aspetto di sicurezza passa in secondo piano, purtroppo. Quindi stare attenti con chi siete interagiti. E poi ricordiamo che Davide è anche uno speaker, ha fatto dei suoi speech alle varie conferenze, e non so se vuoi citarne qualcuna che magari si trova su internet, così qualche curioso va. Allora, ovviamente ho il mio canale YouTube, sono un po' su tutti i social, da Most, che consiglio di avere, che è attualmente è l'unico social decentralizzato, ovviamente mi trovate su Twitter, Facebook, e poi ho speakerato ad alcune convention del web 3.0. E c'è qualche speech in orizzonte oppure al momento è al tutto momento non ci sono speech all'orizzonte, l'unica cosa sono questi meeting hacker, esatto, sì, con bug bounty adesso lo finiremo, che sto concordando, e poi tento di far divulgazione soprattutto lato Bitcoin alle varie conferenze in modo consapevole, in modo che chi si avvicina a questo mondo non sia terrorizzato, non passi il concetto che Bitcoin è truffa o viene usato dai criminali. Bitcoin è una rivoluzione incredibile che secondo me porterà innovazione nel nostro mondo, oltre che libertà e sicurezza. Certo, certo. E allora io penso che, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. È stata una chiacchierata molto bella, ringrazio ovviamente Security Chart di questa possibilità e di questa divulgazione consapevole. Ho apprezzato molto conoscere questa realtà, che spero di poter collaborare in futuro. Speriamo di sì. Stiamo già definendo la collaborazione. Magari anche alla prossima CTF che si terrà, ecco, alla Kimbo appunto. E allora ricordatevi le date giugno e settembre a Kimbo e il nuovo Mocha 2024, se volete mettervi alla prova voi e soprattutto mettere alla prova le sicurezze su ambienti open source sviluppate appunto da Davide e dalla sua azienda Crypto CR1PT0, come il numero binario che dovrebbe essere ricorrente nel nostro mondo. Se siete degli hacker bravi non venite. Se siete troppo bravi vi assumo. Esatto, collaboreremo. Ciao a tutti, ci vediamo tra poco con un'altra intervista. Ciao a tutti. Questo ti consegno spilla e distintivo. Sono onorato, grazie. Di Security Cert. Grazie mille Davide. Grazie a voi. Grazie.